Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo undicesimo appuntamento con la nostra serie di The Sims 4, signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gente e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, signori, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. E vi ricordo anche di seguirvi su Instagram, mi trovate come maullo941, in cui, come posso dire, e ogni tanto vi aggiorno magari sugli appuntamenti e sulle live che andiamo a fare sul canale e anche sull'altro canale, quello Viola. Detto questo, signori, partiamo col video di oggi. Allora, oggi ci prendiamo una piccola pausa dal nostro carissimo Tino Ammazza, che ha avuto da poco una bambina bellissima, carina e coccolosa, ma ci andiamo a concentrare sulle altre famiglie, signori, su dei piccoli cambiamenti che sono avvenuti. Allora, nella casa dei nostri vicini adesso abitano la famiglia Scott e Caruso, che non è una famiglia, sono due amici che si sono conosciuti all'università e quindi giustamente lei aveva bisogno di un posto dove andare a dormire per essere vicino all'università e quindi è andata a finire a casa di Scott, signori. Le due abitanti che stavano in questa casa si sono trasferite una a casa dei Dodaro, perché la bellissima bionda si è presa la figlia che, ricordiamo, è figlia di Tino Ammazza e si è trasferita a casa dei Dodaro perché ha conosciuto il figlio dei Dodaro, che non mi ricordo niente come si chiama, ed è scoppiato l'amore, signori. È scoppiato l'amore e sono andati a convivere, sì, e da lì succederà il macello. E poi abbiamo l'altra, la Mancini, signori, che ha saputo della storia di Giuseppe Mancini, ovvero un ragazzo che ha subito tanti rapimenti. Si è innamorato follemente di questo ragazzo ed è andata a vivere anche lei con loro, a creare questa comunità giapponese. Quindi, signori, quindi nei prossimi tre episodi di oggi, domani e dopodomani ci andremo a concentrare su queste tre nuove situazioni, anche per lasciare un attimino in pace il Bontino di viversi la sua vita, anche perché, signori, gestire tre famiglie così e una famiglia così è diventato un attimino complicato. Cosa faremo, signori? Ovviamente li faremo sposare, li faremo riprodurre per aumentare il numero di persone in queste famiglie. Tra l'altro, nella famiglia Scott Caruso, signori, abbiamo tante stanze a letto, quindi potremmo anche riportare qualche altra nuova coppia che si potrebbe formare, tipo la figlia degli Alberghini con non so chi, signori, col figlio dei Rinaldi. Poi c'è anche la figlia dei Spencer Kim Lewis, che ho dimenticato il sistema del nome, che la potremmo far conoscere con l'altro figlio. Non lo so, signori. Intanto oggi ci concentriamo su Scott e Caruso per creare una nuova famiglia. Ok, signori, ce li abbiamo, ce li abbiamo. Allora, tutte e due devono andare a lavorare. È andata a lavorare, vai a lavorare sia tu che tu, zia, forza. Non so che cazzo di lavori fate, ma andate a lavorare velocemente. Via, veloci. Questi già stanno a perdere un giorno di lavoro. Bravi, bravi, nulla facenti. Allora, fatemi capire un attimino. Giada Caruso è un detective senior. Ok, buono, buono. Quindi questi, i soldi li porto a casa. E invece Travis Scott è un controllo qualità. Ok, quindi è un informatico tipo. Perfetto. Raggiunge il livello 2 di programmazione e ce l'ha. Ok, allora lei è tornata già a casa. Oh, bravissima. Risolvi due casi per farla progredire. Come facciamo a risolvere? Come faccio a farle risolvere? Dimostra che non è stato un colpo di fortuna. Risolvi un secondo caso. E come faccio a farle risolvere un caso? Col computer? Vediamo, c'è un computer in questa famiglia? Sì, ok. Vediamo un attimino. Ordine, gioca, segreti, carriera. No, 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 scrivi, esercita, scrivi, esercita, ordine, altre scelte, internet, aggiorna, socializza. Non so come si faccia a migliorare la sua situazione lavorativa, ma non ce ne frega assolutamente nulla, signori. Allora, tu mi sembri messa abbastanza bene. Allora, intanto facciamo una cosa, sei appena tornata al lavoro, quindi devi vai in bagno, bello così, poi ti fai una bella doccia, fai una doccia, bene, 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 comunque una casa ben organizzata e poi cuciniamo da mangiare, cucina. Cucina maccheroni al formaggio, formato famiglia, dai, dai, facciamo quella che ha voglia di fare qualcosa di interessante. Il tizio invece quando torna, il buon Travis finisce a lavorare alle 7, quindi sta per tornare anche lui a casa, bene, bene. Ok, signori, obiettivo, l'abbiamo già capito tutti qual è. Allora, analizziamo un attimino la casa, abbiamo un letto matrimoniale di qua, un letto matrimoniale di qua, e un lettino singolo di qua. Ok, ma qua ci sta ancora la culla. Mamma mia, ci sta ancora la culla qua. La posso levare da in mezzo, sta piedi? No, sta culla non la posso levare di in mezzo. Oh, è tornato anche il buon Travis. Allora, Travis, vai a fare una. Vai un attimo in bagno, che mi sembra una cosa buona e giusta. Usa questo, perfetto. Dimostra
Dopodiché ti fai anche tu una doccia velocissima, dopodiché vieni qua che dobbiamo conquistare la tizia, signori. Dobbiamo conquistare la tizia, signori. Lui è a disagio perché sente freddo e non ci posso fare nulla. Non ci posso fare nulla, zio. Devi un attimino risolvertela da sola la situazione. Ok. Andiamo avanti col tempo, signori. Sta per nascere la nuova famiglia. La nuova famiglia. Dove è andata? Lei è andata a giocare al computer. Che cazzo la vai a giocare al computer, zia? Prendi una porzione. Lui va, è andato a prendere una porzione. Lei è felice. Lei è felice. E poi vieni qua, zia, e parla con lui. Condividi una foto. Ecco, bravo, vedi che bravo lui. Lui è andato già in camera da letto. Lui già vuole socializzare. Lui vuole socializzare, signori. Bravi così, socializzate, socializzate. Abbiamo degli obiettivi. Abbiamo degli obiettivi. Lui, per fortuna, è fiducioso. Non è più arrabbiato, lamentati, no, 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 racconta una storia incredibile, ecco, dai, iniziamo un attimino a sciogliere la situazione. Dal regalo, condividi, chiedi la sua giornata, impara a conoscere. Signori, abbiamo un obiettivo, li facciamo sposare? Ma potremmo anche farli sposare. Chiedi la sua giornata. Dai così, impara a conoscere. Sta a fare tutto lui con un piatto di pasta in mano. Quando, come si dice, tira di più un pelo, discute gli interessi. Non ci interessa. Chiede la sua giornata. Ma sì, siamo ripetitivi. Il nostro Travis è un po' ripetitivo, però sfoggia i muscoli. Voglio vederlo sfoggiare i muscoli, che non mi sembra. Parla della neve. Bene così, propongo un piano folle, non so in cosa consiste sinceramente, però va bene, racconto una storia buffa, cerchiamo un attimino di conquistarci la fiducia della nostra amica, discuti dei sapori del cibo, altre scelte, però dovremmo anche un attimino amichevole, chiede la sua giornata, ma i muscoli gliel'ha fatti vedere, eh? Mi sembra di no, esprime ammirazione, bravo così, zio, bravo, bravo. Conversazione profonda, che ci sta, che ci sta. Racconta una storia sconvolgente, mi sa che poi non possiamo fare altre interazioni, non le possiamo fare. Comunque, stanno a chiacchierare bene, dai, dai, stanno a chiacchierare bene. Speriamo che nessuno dei due si stufi dell'altro. Condividi un segreto, vediamo se riesce a mollare quel piatto di pasta. Facciamogli mollare sto piatto di pasta perché i muscoli non è riusciti a. Racconta una storia sensazionale. Dai così, dai così. Altre scelte. Andiamo un attimino sul romantico, vediamo. Chiedi se è single. Ecco, iniziamo un attimino a tastare il terreno. Iniziamo un attimino a tastare altre scelte. Romantico. Complimenti per l'aspetto. Ecco. Diamo un attimino. Fai un'imitazione. Ecco. Confondiamola, signori, confondiamo, disputa della musica, confondiamola. Troppa interazione. No, 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 che cazzarola è? Ho visto un diavoletto nelle interazioni, non andava per niente bene questa cosa. Dove stanno andando? Discute degli interessi? Che stanno a fare? Ah, il piano folle, ok. Sfoggi i muscoli, vediamo se ci riusciamo stavolta. Discute degli interessi, ok. Dai che stanno arrivando i cuoricini, vediamo se. Vediamo questo che cos'era? Discuti degli interessi. Mamma mia, si sta impegnando comunque. Bravo il nostro Travis. Bravo il nostro Travis. Sono contento per lui. Bravo il nostro Travis. Dai così, altre scelte. È single, ok. Abbiamo scoperto che è single. Fai un complimenti per l'aspetto. Bravo così. Altre scelte. Romantico. Proponi una domanda battuta d'abordaggio. Vediamo come reagisce, signori. Romantico, romantico. Confessa attrazione, attenzione, vediamo come reagisce. Ci sta, signori, signori, ci sta, attenzione, attenzione. Confessa l'attrazione. Perché ti sei seduto al computer? Demente. Sì, ci sta, signori. Lei è molto filtrante e anche lui è filtrante. Questa cosa è molto interessante. Questa cosa è molto interessante, signori. Oh, guardate come filtrano, guardate come filtrano. Grandi, grandi, grandi. Già subito il primo bacio. No, facciamo un baciamano, signori. Facciamo un baciamano. Dai, dai, facciamo un baciamano. E primo bacio, signori. Baciamano e primo bacio.
Attenzione, aspettate che vado. No, li ho persi. Dai, è così, dai, è così. Buon San Valentino, signori. Ce l'abbiamo fatta. Dai, sono stati tutti. Offri una rosa. Sono stati tutti e due molto disponibili. Che cosa carina. Posa sexy, che ci sta. Ci sta, così la conquistiamo. Bacia di nuovo. Dai, così, dai, così. Chiedi di diventare la fidanzata, signori. E poi andiamo a procreare, signori. Decisi verso un obiettivo. Ci stanno, scusate. Cerca di avere un figlio. Decisi, così, subito. Senza dubbio, senza dubbio, senza timore. Sono contenti. Questa è una cosa buona. Questa è una cosa buona. Sono contenti. A lei è diventata la fidanzata. Ok. Allora, fatemi capire un attimo. Lui è già un adulto. Lui già è grande. Lei è ancora una giovanotta. Ok. Neanche non è diventata adulta. Lei già, lui già è adulto. Perfetto. Perfetto, signori. E anche questa coppia è nata. È nata, signori. Quindi li facciamo sposare? Sapete che non lo so se mi conviene farli sposare oppure no. Questo è un episodio molto veloce, signori. Ci concentriamo proprio sull'obiettivo. Obiettivo principale è la procreazione, signori. Sì, la loro sarà una famiglia molto numerosa. Sì, sì, ho deciso. La loro sarà una famiglia molto numerosa, per questo ti faremo anche sposare. Sì, deciso, deciso. Matrimonio all'istante, matrimonio all'istante. Sì, sì, concludiamo il video col matrimonio, signori. Concludiamo il video con il matrimonio. Lei si sta alzando, perfetto. A noi interessa lui, che va da lei, che bacia lui, che bacia lei. Altre scelte, romantico. Altre scelte... Esprimi, proponi le nozze. Ah, zitto, devi solo alzare. Bello, così proponiamo le nozze in camera da letto. La passi questa cosa. Proponiamo così le nozze in camera da letto e in pigiama. Che cosa romantica, signori. Che cosa romantica. Che cosa romantica. E lei ci sta, lei ci sta. Bello così. Sia allettante. Sono contento, signori. Mi piace questa coppia che è nata così su due piedi. Questa coppia nata su due piedi mi piace veramente. Mi piace veramente, molto veloce, rapida, fuggi immediatamente goggiata, sposati qui e ora. Sì, così, decisi, proprio in mezza giornata, è scoppiato l'amore. Lei era andata lì a vivere semplicemente perché gli serviva un posto dove dormire vicino a casa, vicino all'università, l'università no, perché è una poliziotta, quindi lavora la tizia, signori. Quindi aveva trovato questo posto letto per dormire vicino il posto di lavoro. E invece si sta ritrovando sposata e con un figlio. Dai, comunque io non mi ricordo quant'è il massimo di sim che si possono avere, di personaggi che si possono avere, signori. Però, no, lei sta vomitando durante il matrimonio. Che cosa carina, signori. Che cosa carina. Però sappiate che questa sarà la famiglia più numerosa. Ho deciso. Voglio procrearli come se non ci fosse un domani. Lo farò in vari video? Non lo so, però vi terrò aggiornati su questa situazione. Oh, che carini, si sono sposati. Detto questo, zia, prima che io vi abbandoni malamente, mi vai a fare un test di gravidanza così capiamo se effettivamente Travis ha fatto il suo compito, che poi lui si chiama Travis Scott e lei Giada Caruso, quindi questa è la famiglia Scott. Lui è americano, signori, un americano che capisce di computer. Io ho parlato ininterrottamente per 12 minuti praticamente, se non di più. Bene, bene. Quanto ci sta quel papà? Ok, vi siete sposati, dai, veloci, rapidi e indolori. Neanche i genitori hanno informato questi. Così, proprio si sono sposati senza problemi. Senza problemi, che cosa carina. Scegliamo per provare la modifica sim. Ok. Bellissimo, bello, romantico, carino e coccoloso. Quanto ci sta? Beh, sì, parla all'orecchio, dirle che è la donna della tua vita. Che momento romantico, signori. Che momento romantico, sincero. E è agghiacciante. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Lei sta morendo di freddo, giustamente, ci credo. Stai a dormire in canottiera. Quando fuori ci sono meno 8 gradi, signori. Dico, va bene il calore familiare, va bene il sentirsi focosi, ma mi sembra un po' esagerato. Signori, sono da due ore che questi continuano a
sbaciucchiarsi e a tenersi per mano. Ma vi siete sposati? Scusate, mi date conferma che si sono sposati? Sì, si sono sposati. Pa, allora smettila di sta qua con questo e da, vai al bagno e fammi capire se sei rimasto in giro. Cioè, è dalle tre che questi, dall'una che questi stanno lì a sbaciucchiarsi e a professarsi amore eterno. Dico, ho capito il matrimonio, ho capito l'amore eterno, però è anche arrivato il momento un attimo di finirla. Vediamo se lei è in giro. Sì, signori, ce l'abbiamo fatta. Il buon Travis c'è riuscito, signori. Il buon Travis c'è riuscito. Ora vai a... Dove sta andando lei? Ah, gli sta andando a prendere una porzione. Vai a mangiare, zia, che c'hai un po' di fame. Ok, sono... anche lui è contento. Anche lui è contento della gravidanza. Che cosa carina, anche lui è contento della gravidanza. Allora, tu devi andare a mangiare, tu devi andare a dormire. Quindi vai a dormire e siamo tutti felici e contenti. Anche se c'è un po' di fame, ma è più la voglia di andare a dormire. Lei dove sta? Lei sta mangiando sempre in canottiera. Poi dici che gli viene l'influenza. Uno dice, poi come fa a venirti l'influenza? Così, mangi un pochino e poi ti vai a coricare pure tu. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Chi è l'uomo nero? Scusate, pensa al membro della famiglia? Che cazzo era il membro? Scusate, spuntato... Vabbè, non facciamoci troppe domande. Non facciamoci troppe domande. Detto questo, mandiamo a dormire anche lei, che sarebbe l'ora. E noi, signori, per questo video ci fermiamo qui e ci vediamo domani con un nuovo appuntamento per lavorare sull'altra nuova coppia che si è formata nel gioco. Ci riusciremo? Ovvio, l'obiettivo è quello, signori.